Professore, lei ha più volte speso parole di apprezzamento verso la MMT, teoria monetaria moderna. Quali sono i pregi e quali sono le pecche? Il cambio flessibile offre maggiore autonomia per l'applicazione di politiche fiscali espansive interne? Esiste un problema di debito estero? Diciamo che io sono uno di quelli che vengo da un modo di vedere le cose che in parte è legato a quello che in Italia e anche in Francia si chiama il circuito monetario. Non so se è infatti uno dei famosi autori italiani era Augusto Graziani, che era un amico, che uno che io apprezzavo molto e che è deceduto ultimamente, infatti, in gennaio scorso. E anche Alain Pargues, per esempio, in Francia, ma ce n'erano altri. E quello che volevo dire è che il modo di vedere le cose nel circuito monetario è di dire essenzialmente che non esiste una scarsità, non so se come, penuria di moneta, nel senso che la moneta si crea sia dalle banche o se si introduce lo Stato, sia dalla banca centrale stessa che può creare la moneta, tra virgolette. Vabbè. Dunque non ci può mai essere una penuria di moneta. E la penuria è necessariamente creata. Quello che il problema però è il costo del finanziamento che potrebbe cambiare. Dunque a livello del privato, come abbiamo visto per esempio con la Grecia, può arrivare all'estremo, può arrivare a livelli molto alti. E questo dipende da tanti fattori, adesso che uno potrebbe spiegare qui, sia la politica della banca centrale, stessa la politica monetaria della banca centrale che controlla i tassi di base di interesse, o anche per altre questioni di rischio, eccetera, come hai posto la questione dei debiti in monete estere, che cosa potrebbe avere come effetto se c'è il rischio di fallimento lì, eccetera. Dunque c'è il problema di rischio a quel punto. Ma il problema qui è che noi, come io e Pargues, per esempio, che abbiamo scritto un po' sulla questione, quello che noi siamo assolutamente d'accordo con Modern Monetary Theory, MMT. Però, e io abbiamo sempre detto che è una specie di semplificazione della realtà. In che senso? Nel senso che a livello istituzionale, per esempio, si mette insieme la banca centrale e il tesoro. Cioè dipende dai paesi, ci sono diversi modi di funzionamento lì. Ma sul principio stesso che lo Stato può emettere la sua moneta, noi siamo assolutamente d'accordo. Ma a livello dei dettagli, diciamo. Lì ci sono delle ambiguità, secondo noi, dipendendo da chi, come Warren Mosler, Randy Ray, eccetera, e quello che io, Marc Lavoie qui in Canada, Alain Pargues in Francia, eccetera, abbiamo detto sulla questione. Che ci sono ogni paese ha il suo modo particolare. Per esempio, negli Stati Uniti c'è un distacco, cioè a livello della Banca Centrale, della Federal Reserve e del Tesoro americano. Allora mettere tutti e due insieme così facilmente non si può fare, cioè sì, si può dire che a livello teorico, no? Sono le stesse, ma in realtà sono dei gruppi diversi che funzionano in modo diverso a livello istituzionale. Nel caso del Canada, infatti, rappresenta molto più MMT che gli Stati Uniti, ironicamente, perché qui abbiamo quasi una fusione, non abbiamo l'indipendenza della banca centrale come esiste negli Stati Uniti formalmente. Va bene. Dunque ci sono delle differenze lì che potrebbero causare, come ti dico, un modo di dedurre le cose che non sono necessariamente sempre giuste, dipende dai paesi, infatti, quello che dicevo, che ogni paese c'è in modo particolare. Però è chiaro che in ogni caso quello che dice il cartalismo, cioè chartalism,
che è una vecchia teoria, questo qui, che va fino a Platone, diciamo, possiamo trovarlo, dei filosofi antichi, no? È essenzialmente che la moneta è una creazione dello Stato. E basta. Dunque, è lo Stato che ha parecchi livelli, cioè a livello legale, che definisce qual è l'unità che si usa. Noi abbiamo il dollaro canadese, come l'abbiamo deciso? Infatti è stata la regina Vittoria nel 1853 che aveva deciso quello lì a un certo punto, okay? Per poter integrare meglio con gli Stati Uniti gli scambi all'epoca. Dunque fa più di un secolo e mezzo fa che abbiamo deciso così, ma è una questione politica, qualcuno ha deciso a quel punto lì. E lo stesso sarebbe per qualunque paese. Ma dunque non è che scende dal cielo tutto un colpo di moneta. Non è una manna che scende dal cielo, è qualcosa che è stato definito dallo Stato legalmente, perché tutte le transazioni vengono definite legalmente, rispettate secondo i regolamenti legali, cioè tutto quel sistema legale che esiste, diciamo, in tale società. Ma anche perché fondamentalmente lo Stato ha la capacità di creare una domanda per la sua moneta, perché dobbiamo pagare delle tasse nella moneta dello Stato. E dunque, se non ci piace, siamo forzati lo stesso di farlo, avere quella moneta. E quello che la dunque, su quel punto di vista siamo assolutamente d'accordo. È il senso del circuito che la moneta si crea dopo si estingue, no? Che venga rimborsata. La visione di questo circuito monetario si può vedere a livello del privato tra le banche commerciali e le imprese, per esempio, ma si può anche vedere dallo Stato e la sua banca centrale. Infatti, abbiamo scritto molto su questa questione, per dire che è la stessa nozione di circuito monetario. E su quel punto di vista noi siamo fondamentalmente d'accordo. Anche se, come ho detto prima, a livello delle istituzioni ci sono delle differenze abbastanza grandi che spesso fanno astrazione, no? Che non può darsi, non sarebbe appropriato in tutti i casi. E abbiamo delle discussioni a quel livello essenzialmente nel passato. Il caso dell'euro è proprio un caso estremo di un debito estero, perché infatti quando si indebitisce nell'euro è una moneta che non è creata dallo Stato nazionale italiano. Caso vostro, no? Dunque, il problema è voi l'avete proprio all'estremo, devo dire. Ma infatti dipende dai paesi. Noi, per esempio, in Canada abbiamo un debito estero in monete che non è canadese, ma è minimo, può darsi 3-5% del debito pubblico. E infatti uno si pone anche la questione perché abbiamo quel 5% o 3%. Che non è necessario, non è assolutamente necessario. Per i paesi dei G7, del gruppo dei sette, diciamo, tutti hanno un mercato per le loro divise nel mondo. Noi, per esempio, come voi, cioè tra virgolette, voi in Europa in generale, dico, ma a livello, diciamo, il Canada, per esempio, col dollaro canadese o il dollaro americano o con la yen giapponese, eccetera, sono delle monete dove esiste un mercato delle divise nel mondo, che vuol dire altri paesi, cioè dei cittadini di altri paesi, vorrebbero detenere la nostra moneta all'estero. Dunque siamo in una posizione privilegiata, perché la maggior parte dei paesi del mondo, a maggior numero proprio, come in Africa, eccetera, non hanno quel privilegio. Se loro vogliono, per esempio, aumentare le spese pubbliche a modo di avere investimenti pubblici, per esempio in Africa, che cosa fanno? Si devono importare dei beni capitali che vengono dall'est, che vengono dall'Europa, per esempio, o no, dalla Germania, diciamo, un esempio pratico, o dagli Stati Uniti, o da qualunque, dal Giappone. Che cosa devono fare loro? Loro si devono normalmente indebitare in una moneta che non è loro. Va bene? Si devono indebitare in euro, in dollaro, americano, che sia. Va bene? Dunque, il problema è che i paesi che
che sono in una situazione di inferiorità, in questo caso, secondo queste gerarchie di divise che esistono al mondo. Necessariamente sono forzati a indebitarsi in altre monete se vogliono fare attività, cioè a meno che possano vendere dei prodotti all'estero per ricavare i dollari, diciamo. Ma il problema lì spesso è che per poter aumentare l'esportazione devono importare anche molto. E dunque è un dilemma che fanno, cioè sono forzati a tendere al modo di poter risolverlo, e normalmente quello che devono fare è indebitarsi. Però i paesi dell'euro non è assolutamente nessuna necessità, non esiste necessità di indebitarsi all'estero, nel senso dell'estero, fuori dalla zona euro, per ogni paese all'interno. È indebitato all'estero in certo senso, fondamentalmente. È lì che è il problema, perché quando è chiaro, se c'è un deficit, per esempio, nel bilancio commerciale da un paese all'interno dell'euro, devono trasferire gli attivi che vengono da altri paesi. Allora io compro dei prodotti della Germania, però devo necessariamente pagare con strumenti finanziari che ho e che vengono trasferiti al tedesco che ti vende quel prodotto, in questo caso. È lì che se i problemi interni a livello dell'Europa attualmente, perché c'hanno questi bilanci che sono accumulati nelle banche centrali allo stesso tempo, si chiamano i target two balances, che sono essenzialmente dei bilanci che derivano dal fatto che ci sono squilibri nei bilanci dei pagamenti, non solo commerciali, perché ma la maggior parte di questo squilibrio non è quello, è il fatto che c'è un forte esodo del capitale in questi paesi del sud verso i paesi del nord. È che lì che crea molto di questi bilanci target two, che sono, come dire, solo accumulati come debiti all'interno di ogni banca centrale nazionale, che è un problema particolare dell'Europa, che noi non abbiamo qui, perché noi, per esempio, in Canada ci possa essere uno sbilancio tra una provincia e l'altra, ma per esempio se il Quebec c'è un deficit volontario qui, e quello che succede essenzialmente è che c'è un trasferimento di attivi dal Quebec verso l'Ontario, perché o verso l'Alberta che ci vende il petrolio, che cosa, no? Questo è il modo che funziona qui, ma non crea altri problemi, ma in Europa crea altri piccoli problemi, perché ogni banca nazionale è come uno strumento della Banca Centrale Europea, però si accumulano i debiti a livello nazionale, che è un caso particolare qui. È abbastanza complicato da spiegare, ma essenzialmente deriva dal modo che è stato creato il sistema in un certo senso, che è successo in Europa, è che voi avete creato un sistema federale monetario, dove avete una banca centrale e avete delle succursali, banche centrali a livello nazionale, ma senza un federalismo anche fiscale, budgetario. Che è il problema. Dunque crea tutti questi problemi lì.